È notizia di oggi del progetto Treno Tram inserito nel piano regionale della mobilità 2030 in adozione entro un mese. Una vera e propria rivoluzione per la logistica, per la nostra città, in quanto questo progetto permetterà anche un'importante riqualificazione urbana di tutta l'area che porta da Siponto a Manfredonia, della zona della ferrovia. Noi siamo orgogliosi e siamo molto felici perché questo progetto è stato uno dei nostri cavalli di battaglia della nostra campagna elettorale. Un progetto strutturale che portiamo avanti da tanto tempo perché pensiamo che questo possa portare una crescita economica e sociale alla nostra città. E sono anni che spingiamo su questo progetto, anche nei mesi di agosto, quando in realtà altri politici locali parlavano di investire nel trasporto su gomma e che questa opera sarebbe stata realizzabile. Bene, così non è stato, tant'è che oggi è stato approvato nel piano regionale dei trasporti e auspichiamo che questo si possa andare avanti e che oltre a questa infrastruttura e questo servizio di conseguenza di trasporto si possa pensare anche a sviluppare lo snodo che va da Frattarolo fino al porto industriale per collegare la nostra città e il nostro porto ai canali europei TNT 1 e 8 verso il nord Europa e l'est Europa. Al di là dei colori politici, quello che ci interessa è lo sviluppo economico e sociale della città.